Se vuoi creare la tua squadra dei sogni e iniziare a spacchettare per trovare le migliori icon e i migliori top player, è il momento di passare dei G-Vault. Il mio codice sconto e tutti i link sono in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, qua Exet e oggi siamo tornati con il ritorno delle sfide epiche su FIFA, questa volta FIFA 21, e novità davvero grandiosa, perché dopo tantissimo tempo adesso siamo una famiglia sul sito Viola e quindi ho voluto portare questa serie proprio lì. Siete proprio voi in chat a fare i sondaggi, le bet, vince uno, vince l'altro, quanti gol farà quello, chi sarà il migliore in campo e tantissime altre scommesse dove ci divertiamo tantissimo. E davvero ragazzi, non potete perderlo. Questo è il recap dei migliori momenti, dei migliori giocatori europei di Euro 2020 e contro i migliori giocatori della Copa America. Quindi Messi contro Ronaldo, Neymar contro Mbappé, una sfida epica ragazzi, imperdibile. Nei commenti, prima di iniziare, voglio sentire la vostra. Secondo voi chi vince, l'Euro 2020 o la Copa America? Qua sotto i commenti. Passate ovviamente dal sito Viola se non volete perdervi tutte queste cose davvero super mega divertenti. Come se mi ricordo che se avete Amazon Prime o volete sostenermi al massimo, potete fare abbonamento, che davvero davvero mi date il massimo sostegno. Ragazzi, basta parlare, iscrivetevi al canale, condividetevi ovunque, passatemi se trovate qua sotto. E adesso vi lascio il video, buona visione. Ecco a voi la Coppa America, i migliori giocatori della Coppa America scelti dalla chat. Sempre qui sul sito Viola, la chat, abbiamo votato posizione per posizione, portiere, trattini, DC, tutto. Abbiamo messo i migliori e questi sono i giocatori che ha scelto la chat. Quindi io mi lavo le mani, abbiamo messo i migliori, il sondaggio è stato buttato in chat e questi sono i migliori giocatori della Coppa America. In porta è stato scelto Alisson, credo che è il miglior portiere davvero che può esserci in Coppa America. Il secondo era Ederson. Terzino destro, Quadrado, penso giustissimo. Tagliafico a sinistra con tante cose. Come DC, dispiace che a fianco a Marquinhos non c'è Thiago Silva, ma la chat ha scelto Marquinhos, Romero. Centrocampisti, Valverde, Casemiro, Papu Gomez, grande stagione del Papu, davvero un talento clamoroso, un fenomeno il Papu. E poi l'attacco delle meraviglie, tanti ricordi, MSN, Neymar, Suarez, Messi. Questa è la Coppa America che andrà a sfidare la migliore di Euro. Il Team Europa si presenta secondo me molto molto meglio. Stesso ragionamento del Team Coppa America. Per ogni posizione, sondaggio nella chat, tutto quanto scelto. Infatti vedete c'è Donnarumma, Spinazzola e non i rating più alti come io faccio di solito. Infatti questa serie l'abbiamo un po' stravolta. Gli anni passati la portavo senza live, io che facevo il video usando Footbin, quindi i migliori rating per posizione, invece questa volta più divertente farlo in live, dove la chat, voi scegliete i giocatori. No, c'era Robertson come TS che è 87, ma voi avete detto che volete Spinazzola, tutti hanno avuto Spina, quindi in porta Donnarumma ha battuto Neuer, Courtois e Szczęsny, quindi Donnarumma si prende il posto, Zizo Donnarumma. Come TD, Cancelo sappiamo che non è stato convocato, anzi è stato convocato, per questo l'abbiamo messo, però è stato buttato fuori perché aveva il Covid, però lui è stato convocato. Van Dijk e Sergio Ramos non sono stati minimamente convocati, tutti e due per infortunio, però c'è De Ligt e Chiellini, Chiellini stravinto su tutti, purtroppo De Ligt e Ruben Dias hanno fatto due volte il sondaggio uguale. De Ligt e Ruben Dias al massimo fanno il cambio a partita in corso, quindi ho scelto De Ligt perché ha uno in più di Overo. TS, come detto, ha vinto la spina matta. Centrocampo secondo me meraviglioso, penso un centrocampo che fa invidia. Kanté 88, Bruno 88, KDB 91, un centrocampo che parla da sé, penso veramente devastante. Poi Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, ovviamente votatissimi, non serviva nemmeno votarli, i migliori sia di FIFA che nella realtà. E poi punto una bella lotta perché c'era Harry Kane, Benzema, Lewandowski, Griezmann e tanti tanti altri. La chat ha votato Luca Cone, quindi c'è Big Rom. Ma in panchina sia per i due team ci sono tanti tanti cambi come Lautaro, come Lewandowski e tanti tanti altri come detto. Questi sono i due team. Secondo voi qual è il team più forte? Meglio il team Europa o il team Coppa America? E chi vincerà la partita? Scrivetemi anche il
numero preciso 2-1, 3-0, 1-1. Scrivetemi proprio anche il risultato esatto. Lo ricordo, le regole sono molto molto facili. Io non comanderò nulla, sarò il telecronista. Sarà il Team Europa contro il Team Coppa America, computer contro computer, massima difficoltà contro massima difficoltà. Quindi io non toccherò nulla. Se al massimo si va in pareggio, si va ai calci di rigore. Io non farò nulla, ragazzi. Quindi sarà il gioco a scegliere. Sarà comandato tutto dal computer e saranno loro a decretare il miglior team. Si batte? Batte Luis Suarez, maglia rossa, Team Coppa America, maglia verde, Team Euro 2020. Difficoltà massima. Guarda Cancelo che skilla. Kevin De Bruyne da fuori, ti prego, fammelo vedere. Fammelo vedere. Oddio, palla big. Big Rom che si mangia. Forse qui Robert Lewandowski poteva mettere un 1-0, ma Big Rom si mangia un gol. Papu Gomez, che apertura del Papu. Fa partire Valverde, che può andare solo con il portiere. De Ligt, meraviglioso, ma... è proprio lui, Leo Messi. Leo Messi si inventa la magia. Si è inventato la magia, ragazzi. Si è inventato la magia. Boom. Che gol, Leo. Di prima intenzione. Madre mia. Solo lui. Oh, tira gir. Serviva la sfida. Ma serviva la sfida, doveva mettere Insigne, così Insigne gli insegnava il tiro a giro. Leo Messi apre le marcature, da fenomeno, da fenomeno. Davvero da fenomeno, ragazzi. 1-0 Coppa America. Era la sfavorita sulla carta, l'ho sempre detto, attenti. Che apertura, ma Ronaldo la tiene in campo. Vogliono subito fare l'1-1, la partita poi è lunghissima, ragazzi, eh. Ancora Onei, ha un ottimo tiro, la dà il Papu, la dà Luis. Ancora Casemiro che può provare. Sguiscia su Bruno. Bel tiro, ancora Neymar, che la può tentare. La dà Luis. Messi libero! 2-0, ragazzi. Niente da dire. La Coppa America, giù sulla carta, è più scarsa, ma gioca benissimo. Guarda Luis. Pam! Perfetto. Messi questa volta un gol più facile rispetto a quello di prima. Ma quanto è facile per Leo Messi. Come calcia con quel sinistro. Come calcia. Zizzo Donnarumma non può nulla. Ancora lunga. E la panchina dell'Euro è molto lunga. C'è Lewandowski, c'è De Jong, c'è Bernardo Silva. Talenti su talenti. Strano comunque, perché cavolo, una difesa così forte, un centrocampo, Bruno, Kanté, De Bruyne, e non giocano bene. Assurdo. Assurdo. Veramente clamorosa come cosa. Cristiano ad Mbappé. Kylian, calcio in porta, ma non dobbiamo entrare con la palla dentro, dai. Corner, non batte De Bruyne, strano, infatti la passano a De Bruyne, che tenta il dribbling. De Ligt, Kylian, provalo Kylian, non lo prova, la da dietro al Kanté per girare palla, non riescono a trovare uno spiraglio. Romero Marquinhos perfetti per adesso, veramente Romero Marquinhos perfetti, ragazzi, perfetti. Da taglia Casemiro, palla per Neymar perfetta, vediamo che si inventa. Bellissimo passaggio per Casemiro dentro l'aria. Palla fuori. Quadrado forse solo, non è fuori gioco. Chiude qui la partita. Calcio champagne, ragazzi. Calcio champagne. Azione bellissima. Team Europa, grandi giocatori. Davvero, le azioni parlano chiaro. Tripletta di Leo Messi. Però guarda qui che palla per Juan. Che palla, che assist, che gol. Esce Messi dopo una tripletta. Entra un suo amico, Angel Di Maria. Mica male come cambio. Mica male come cambio. De Bruyne, la da Robert. Robert! Lukaku esce, entra Robert. In nemmeno 20 secondi Robert riapre la partita. Forse serviva Robert come titolare. Guardate qui, recupero di De Bruyne, Robert Lewandowski, nemmeno 10 secondi, si mette subito. Kimmich e De Jong, Kanté Fernandes, vediamo se danno quella spinta in più, va.
Grandi giocatori, però forse un pizzico troppo tardi. Ma Kimmich tocca il suo primo pallone. Palla buonissima per De Jong. E lì ho visto un calcio, eh. E lì ho visto un calcio, signori di FIFA. De Jong non ha tirato bene perché c'era un calcetto. Donde eres il VAR? Donde eres il VAR? Subito appena entrati Kimmich e De Jong. Entrati bene, peccato troppo tardi. L'allenatore ovviamente è sempre il computer, però cavolo. Niente, Juan Cuadrado monumentale. Juan Cuadrado si è trasformato in Roberto Carlos. La Coppa America batte Euro 2020. Leo Messi, man of the match, tripletta. Incredibile. Mbappé, Lukaku, Neymar, tutti quanti. Niente da fare. 3-1, assurdo. Questa è la prima sfida che abbiamo portato in live. Spero davvero che vi sia piaciuta. Un'ottima, ottima sfida. Davvero simpatica. Davvero simpatica. Risultato inaspettato. Quindi davvero, davvero, secondo me, divertentissimo. Signori, siamo giunti a termine anche di questo video. Spero davvero che vi sia piaciuto. Come detto, questo è stato un recap della live fatta sul sito Viola, visto che ho voluto implementare anche questo nuovo contenuto per l'estate. Lì ovviamente porteremo tanti giochi, la carriera, allenatore, di tutto e di più. Spero davvero comunque questo primo episodio del ritorno delle sfide epiche vi sia, come detto, garbato. Spero davvero che lascerete tantissimi mi piace nei commenti, fatemi sapere se avete indovinato il risultato e consigliatemi altre sfide da portare. Ovviamente consigliate tante tante altre sfide da portare. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale e condividere il videobook. Passate al mio Instagram che mi trovate qua sotto e anche da Stevo Viola, come detto. E come sempre, quando vi iscrivete attivate la campanella per non perdervi mai nulla. Vi ringrazio di aver visto il video, vi ringrazio del sostegno. Da ex è tutto, haters make me famous.